Fermento questa mattina presso lo stabilimento Fiat di Termoli, dove è giunto il super direttore Luigi Galante, uno dei dirigenti più importanti della grande azienda automobilistica. Galante è responsabile del manufacturing EMEA, area Europa, Medio Oriente ed Africa. È a capo di più di 20 stabilimenti con poco meno di 50.000 dipendenti. Ha incontrato i responsabili dello stabilimento e ha salutato i lavoratori in un giro dell'impianto. A Termoli si producono cambi e motori ed è nell'aria la creazione di un nuovo propulsore, in un contesto, quello Fiat, in cui negli ultimi tempi la produzione è aumentata. Di questo passo la cassa integrazione potrebbe diventare davvero solo un ricordo. C'è fiducia e la visita di Galante ne conferma le buone intenzioni di Fiat Chrysler di porre attenzione e di garantire ampliamento anche all'attività dello stabilimento di Termoli. È entrato armato di coltello, l'accento è italiano, grande paura, ieri pomeriggio al Conad di Corso Vittorio Emanuele III nel pieno centro di Termoli. Un giovane si è avvicinato con l'arma ad una delle cassiere, intimandole di consegnargli l'incasso. Magro bottino, a quanto pare circa 200 euro. Il furfante è immediatamente fuggito. Ci sarebbero però le telecamere che potrebbero essere d'aiuto alla polizia per trovare il rapinatore.